Mercury Comics. Benvenuti a Mercury Comics o bentornati se siete qui perché ci avete già visto in altri video. Oggi Mercury Comics si parla di fumetti e quindi oggi parleremo di un fumetto imponente. Ma ora i contatti. Allora, appeso. Allora ragazzi, Bob vi sta dando i contatti che vedete qua sotto. Dunque, noi trasmettiamo da Cascina Casa Nostra. Su Facebook in diretta e su YouTube in registrata, quindi anche se adesso è il 2044 voi ci potete vedere su YouTube se YouTube non ha chiuso nel passato. Nel caso apprezzate la nostra trasmissione, ma anche se non l'apprezzate, così proprio per farci un favore personale, schiacciate sul ditino all'insù e sulla campanella, così ci date un like che ci serviva per avere un nome decente al nostro canale YouTube, e la campana vi serve per essere avvisati quando ci sarà un'altra puntata di questa trasmissione. Portate anche un amico e fate segnare anche lui, anche a tradimento, così verrà avvisato e gli farete uno scherzone. Bene, andiamo avanti con la puntata. Non ho capito un YouTube. Non importa, adesso ti guarderai la puntata guarderai bene i labiali, la vedrai rallentata e riuscirai a capire tutto quello che... Allora, fatemi vedere un fumetto. Allora, il fumetto di cui parliamo oggi è questo simpatico tomo. C'è scritto su un raggio di sole, ma è l'elenco telefonico di Torino. Che è su un raggio di sole di Tilly Walden. Tilly Walden è autrice anche di un altro fumetto, sempre per Bao, che è La Trottola. Anch'esso un altro fumetto molto bello, vincitore di un Eisner Award, quindi un'autrice di peso. Questo fumetto, quando l'ho trovato in fumetteria, l'ho preso per un banale motivo: parlava di fantascienza e sembrava parlarne anche in maniera corposa, visto le 540 pagine di cui è composto il fumetto. Lo potevi anche utilizzare per fare esercizi. Dovevi fare esercizi e pareggiare un tavolo a cui mancava una gamba intera. Esatto. Sono arrivato a casa e, come quelli della redazione sanno, visto che ho fatto la foto quando ho cominciato a leggere il fumetto e ne ho fatta un'altra quando ho finito il fumetto, e mi sono seduto sul divano, ho cominciato a leggere e dopo un tot di tempo ho finito il fumetto di 540 pagine, perché è un fumetto che incredibilmente tiene incollato il lettore per tutta la durata delle 540 pagine. È la storia di una ragazzina che ha, diciamo, un problema scolastico, non è molto inserita all'interno della scuola, ma si fa amicizia con una sua coetanea che si chiama Grace, e da lì comincia la storia. In realtà la storia si muove su due binari paralleli. Uno è quello dell'amore e l'altro è quello della famiglia. Sono proprio due temi portanti del fumetto. Ma di cosa stiamo parlando? Perché fantascienza? Perché si inserisce in un tempo remoto del futuro, dove gli uomini sembrano essere scomparsi, ci sono praticamente solo donne. Quindi tutto quello che ha a che fare con Mia sono rapporti con altre donne, e appunto lei, visto che a scuola ha dei problemi e non si sente molto inserita, comincia la sua vita insieme a un equipaggio di restauratrici di mondi, di fatto, che attraverso delle astronavi a forma di pesci viaggiano nell'universo e vanno appunto a restaurare dei luoghi dove delle multinazionali poi si installeranno per farne dei resort piuttosto che degli uffici, eccetera. Questo è, diciamo, il suo lavoro. Ma il fumetto si sviluppa su, oltre che su due tematiche, su due binari, nel senso che il binario di quello che accade oggi è il binario di quello che è accaduto qualche tempo prima. All'inizio questa cosa può lasciare il lettore un pochino disorientato, ma nell'arco di poco i due binari cominciano a intrecciarsi e ognuno dà delle spiegazioni
di cosa accade nell'altro. Quello che è veramente importante di questo volume è che si presta a tantissimi livelli di lettura, proprio tantissimi. Ci sono tematiche che riguardano i sentimenti, tematiche che riguardano la fantascienza, tematiche che riguardano il mondo LGBTQ, tematiche avventurose, c'è del new humor. È veramente un volume complesso, complesso sotto molti punti di vista, che vi terrà sicuramente compagnia a lungo. Sentiamo Morsa che cosa pensa del volume in questione. Nel volume in questione mi ha tenuto in compagnia un po' più a lungo di te, però devo dire, allora, devo dire che di tutto quello che c'è in mezzo mi ha colpito soprattutto i paesaggi. Ecco, sono disegnati benissimo, nonostante la colorazione non sia quella solita. In realtà si vira molto da un monocromo, un monocromo, diciamo, scale di verdi, scale di marroni, scale di gialli, con invece delle splash panel dove c'è il colore in tutta la sua potenza, principalmente i rossi, che sono il tema dominante soprattutto del mondo esterno. Molto bella questa cosa qua. Dialoghi ben fatti, anche i rapporti fra i cinque personaggi che compongono l'equipaggio della nave restauratrice, ben approfonditi, eccetera. Quello che non mi ha convinto tanto è proprio il loro lavoro, cioè è assolutamente sconnesso da tutto quello che succede prima. Cioè, potevano fare i panettieri in Corso Vittorio Emanuele, era la stessa cosa dal punto di vista della storia. Comunque il fumetto è valido. Può essere un omaggio quel lavoro lì, nel senso che molte delle caratteristiche che ha elencato Piero a me fanno venire in mente La Guida Galattica per l'autostoppista, in cui ci sono i pesci, i restauratori di pianeti. Sì, infatti ricorda molte cose. Diciamo di una fantascienza che non si prende troppo sul serio. Quello che è chiaro leggendo il fumetto è che la fantascienza è il setting, ma poteva essere qualunque altra cosa, non necessariamente doveva essere fantascientifico, perché il messaggio importante è appunto questo, che l'amore è incondizionato, cioè è incondizionato ed è indipendente dal sesso di appartenenza. Qui non c'è proprio l'altro sesso, quindi gioco forza. Ma anche la famiglia non è necessariamente quella biologica. La famiglia è il luogo dove ci si sente bene e ci si sente di poter condividere i lati positivi e i lati negativi di quello che accade. E in questo fumetto è chiaro che il legame familiare è molto molto forte, è molto forte non solo per Mia, è molto forte anche per altre persone che si incontrano nel fumetto e che permettono di comprendere questo tema molto molto importante. Altra cosa è che se metà del fumetto è incentrato su Mia, l'altra metà è incentrato quasi su una ricerca avventurosa e pericolosa che si stacca, cioè come se fossero due parti, due fumetti che a un certo punto virano su un altro canale, e la seconda parte di questo fumetto assume dei toni decisamente più da avventura classica. Mentre la prima parte è una parte molto introspettiva, la seconda parte è una parte più avventurosa che comunque mantiene dei forti tratti di presa di coscienza, di comprensione di se stessi e di evoluzione del personaggio di Nia e anche di tutti gli altri. Tenete conto che la trama non è originalissima, è la ricerca dell'amato, però è scritta veramente, veramente molto, molto bene.
fra le due famiglie che si vedono nel fumetto, una è quella famiglia, diciamo, una fra virgolette, che è quella del gruppo dell'astronave, l'altra che si vedrà più tardi, e un fumetto familiare, perché tutti gli altri personaggi, c'è un po' la scuola dove vanno Mia e Grace all'inizio, come grosso luogo delle amicizie, luogo dell'evoluzione dall'infanzia a una certa, diciamo, maturità. Questi sono i tre luoghi principali che ci sono nel fumetto. Sì, un consiglio che io sento di dare a tutti è: questo fumetto è veramente per tutti. Per tutti nel senso che può piacere a un adulto, ma può permettere a un ragazzo o una ragazza di scontrarsi con delle domande e quindi permettere una crescita interiore molto molto forte, proprio perché questo universo dove un genere non c'è, però permane almeno un esemplare di una persona che non vuole essere incasellata in nessun genere, fa sì che il lettore sia posto di fronte a un'accettazione di una situazione che permette comunque un'indagine su se stessi. E quindi è un bel volume che può essere dato a un ragazzo o una ragazza per vedere una situazione che non è tanto usuale. Sì, non è tanto usuale. È il contrario di un film di guerra. Di là ci sono uomini, o un film di pirati, insomma. Ci sono uomini e le donne sono sullo sfondo, non ci sono proprio, e qua è esattamente il contrario. Qua gli uomini non ci sono proprio, cioè non sono neanche sullo sfondo, non sono citati, le bambine li porta la cicogna, probabilmente, non lo so. O per gemmazione, non si capisce. Non è esplorato nel fumetto, no, diciamo. Questa parte non è particolarmente approfondita. Si dice un dato di fatto. Beh, si guardano i risultati, ci sono, quindi qualche modo per farle le avranno trovate. Allora, il volume è di Bao Publishing, una casa che noi teniamo sempre d'occhio perché ci dà grandi soddisfazioni. Sono oltre 540 pagine, circa 540-545 pagine. Il costo storico è di 27 euro, il peso penso superi il chilo abbondantemente. Una volta l'altra dovremmo dare il prezzo al chilo dei fumetti, giusto per vedere quali stanno nella categoria filetto, quali nella categoria cosce di pollo. Beh, se dovessi dire, il rapporto qualità-prezzo qui è altissimo. Perché 540 pagine, comunque, come ha detto Mossack, anche con dei dialoghi tremendamente ben strutturati, splash page frequenti, livelli cromatici molto belli, non è così usuale come prezzo. Un cartonato. Sì, sono l'equivalente di tre fumetti grossi. Sì, infatti. Sei fumetti medi o 12 fumetti. E potremmo andare avanti poi sugli albi, ci perdiamo. Ma certo, quanti caffè potete permettervi se non comprate questo fumetto? Quanti hamburger del McDonald's? Possiamo andare avanti tantissimo. Ma invece direi di andare avanti con i contatti. Hola, i contatti. Allora, se siete qua è perché ci state vedendo su YouTube, se siete stati ritardatari. Se no, se siete puntuali, ci state vedendo su Facebook in diretta. Se su YouTube vi piace la nostra trasmissione e volete essere avvisati nel caso arrivi un'altra puntata, praticamente ogni martedì mercoledì, schiacciate sulla campanella. E se proprio vi sfugge il mouse, schiacciate anche sulla manina, così ci fate un mi piacino che stimola il nostro orgoglio e permette a Piero di bullarsi con i suoi compagni di lavoro. La nostra trasmissione ha ben 14 followers. Allora, dati i contatti, facciamo i saluti. Farei solo una piccola postilla perché non lo diciamo mai, ma le nostre dirette sono sempre il secondo e il quarto martedì del mese, salvo quando ci sono eccezioni, ma le eccezioni confermano le regole. Per esempio, se il quarto martedì del mese cade di giovedì, noi la trasmettiamo di mercoledì. Confondere le acque.
Il problema è che, essendo lontani, non possiamo andare a sedare Morsak, anche se, anche se è già seduto. E poi non possiamo neanche usare armi contundenti, tipo questo simpatico volume di Infatti, mi sono permesso di commentare a distanza da quel volume da lancio. Comunque, ringraziamo come sempre il nostro regista, l'iperspaziale Mushi, che ci ha mantenuto nell'etere tutti insieme e ha permesso a voi di bussare questa trasmissione, a noi di non parlare uno schermo facendo la figura dei fessi. Dopodiché, un saluto da Morsak, che sono qua in alto. Un saluto da Giobin, che sono qua di lato. Qualche parte di là, sì. Sono di qua. E un saluto dal Langoliere, che sta qui. Lì sotto, eh? Guardatelo bene, gli sto facendo un grattino sulla crapa pelata. Che la fai tortei. Ok, ciao a tutti e alla prossima puntata. Ciao.